Roberta da Botticina Brescia per portare avanti la tradizione e sostenere gli amici di Bottonaga. Come nasce l'iniziativa? Nasce così un po' ridendo e scherzando, volendo fare una pizza personalizzata, ed è nato il tortello Bottonaga. Il tortello Bottonaga devolverà da parte vostra un euro all'associazione per quali scopi? Per scopi sempre benefici, perché l'associazione lavora per questo, per solidarietà. Nel tortello cosa troviamo oltre al segreto dello chef? Oltre al segreto dello chef, nel tortello troviamo i Loertis, che sono di stagione in questo momento. In mancanza metteremo gli asparagi, la salsiccia, che non può mancare mai, e il formaggio, il taleggio. In parte a te e i figli, la tradizione andrà avanti con loro? Eh sì, la speranza è questa, di farli crescere e un domani vederli spiccare il volo da soli con la loro propria attività. Nell'anno della cultura, una pizza legata alla tradizione e al sociale. Una pizza legata alla tradizione e al sociale, non sono una mangiona ma ho fatto il bis, e questo dice anche che è molto buona. È interessante il fatto che abbiano scelto degli ingredienti locali, abbiano trovato il giusto equilibrio, ma soprattutto è bello che ci sia una scelta di solidarietà come Bottonaga è abituata a fare. Andrea, stasera all'anteprima della pizza Bottonaga, cosa hai visto in sala? Allegria, tanta voglia di stare insieme con tante idee di iniziative e tanta voglia di mangiare questa pizza Bottonaga. Abbiamo assaggiato stasera un'anteprima della pizza a sostegno degli amici di Bottonaga. Quali le prime impressioni? Ah, la pizza l'abbiamo elaborata con tutto il consiglio, facendo vari impasti e così via, e poi riconducendoci a prodotti che diciamo richiamano la tradizione agricola di Bottonaga, perché forse non tutti lo sanno, ma io quando ero piccolo facevo il cane da riporto nei campi di Bottonaga, mio zio cacciatore. Una pizza a sostegno della vostra associazione, cosa farete con le donazioni che arriveranno? Sicuramente andranno nel conto, diciamo, aiutiamo Bottonaga, col quale noi abbiamo già distribuito in questi 2 anni 31.000 euro in tessere prepagate della grande distribuzione e corrispondenti a più di 1.300 tessere, proprio per dare la libertà alle famiglie di acquistare quei prodotti che non vengono distribuiti nei centri Caritas o San Vincenzo, perché certi prodotti, il fresco, i quaderni per i bambini, le caramelle forse anche, perché ci vuole anche quello, non vengono distribuite nei centri di aiuto. In questo anno della cultura, quali le prossime iniziative? La prossima iniziativa è tutto un progetto di 5 conferenze sull'aiuto, che verranno aperte il 21 aprile da Domenico Iannacone, e poi tutti i venerdì sera ci sarà una conferenza su delle modalità di aiuto, l'aiuto psicologico, l'aiuto della comunità, gli operai dell'aiuto e l'aiuto istituzionale. In anteprima la pizza di Bottonaga, quali le prime impressioni? Ma le prime impressioni sono molto positive, perché è davvero un piatto originale, molto carino dal punto di vista sia dell'immagine, poi anche molto gustoso, e poi originale non solo per la forma ma anche per il contenuto, che richiama una parte degli alimenti tipici dei bresciani, per cui da questo punto di vista una scelta molto azzeccata e bella questa idea che nell'anno della capitale della cultura si faccia una pizza particolarmente espressiva di quella che è la storia di un quartiere della città. A questa pizza cosa abbiniamo? Una nostra buona birra rossa o un bel bicchiere di vino bianco.